stato certamente un appuntamento importante questo delle chiese cattoliche europee, le terze giornate sociali, per poter riflettere sui principali driver di cambiamento che interessano l'Europa degli anni a venire, pur in un tempo così drammatico come quello della guerra che stravolge l'intero panorama dell'Europa e del mondo intero in queste ore terribili. Parlare di transizione demografica, di transizione digitale e tecnologica, di transizione ecologica sono sicuramente i movimenti distruttivi ma anche di costruzione che disegneranno l'Europa del futuro e che chiedono una nuova attenzione da parte del mondo cattolico, una nuova capacità di essere lieviti in un momento di cambiamento e di trasformazione epocale. Non solo per accompagnare ed essere incarnati in queste transizioni, ma anche per immettere nuovamente i contenuti dell'umano e la centralità della persona e della sua dimensione spirituale e complessiva in questi cambiamenti che rischiano di essere semplicemente guidati da un concetto tecnocratico. Vi saluto questo importante appuntamento, purtroppo ridotto nei numeri per la pandemia, ma i cui contenuti spero possano alimentare una riflessione successiva in tutte le nostre chiese.